La sezione dal calcio a Borgosotto di Montichiari organizza come ogni anno questo trofeo, il terzo trofeo Luigi Cherubini, una manifestazione cinofila che richiama tanti appassionati, riservata a quali categorie? Ma è una manifestazione che ha fortemente voluto un nostro associato, come hai detto tu chiaramente, Luigi Cherubini, che è un socio onorario del Circolo di Borgosotto. È il terzo anno che lo organizza e questa gara si ripropone in quattro categorie, cioè libera inglesi, libera continentali, cacciatori inglesi, cacciatori continentali, che sono le classiche quattro categorie che si disputano questi premi. E come tutti gli anni, quindi il terzo anno, Luigi ha voluto offrire le quattro medaglie d'oro per i primi classificati e devo dire che quest'anno il tempo è stato clementissimo, il terreno è bellissimo, abbiamo avuto una forte affluenza di concorrenti e dovremmo arrivare veramente al termine di questa sera con un ottimo successo di partecipanti. Una prova che si distribuisce su due giornate, sabato e domenica, si conclude questa sera, poi ci saranno chiaramente le premiazioni. La cinofilia insomma sta facendo da protagonista quest'anno. La cinofilia sta facendo da protagonista e forse tra tutte le categorie che abbiamo dei cacciatori forse è l'unica che ancora sta rimanendo in piedi con tutti i problemi che benissimo tu sai Beppe e che stiamo affrontando anche in regione ultimamente. Quindi speriamo che la cosa, come già detto anche l'anno scorso, sia di sprono per tutti noi almeno a mantenere questi tipi di manifestazioni che non fanno altro che di liberare su del territorio della selvaggina, quindi non c'è nulla di abbattimento ma soltanto viene lanciato un capo di selvaggina, il cane deve fare il suo turno. E su starne liberate? In questo caso su starne liberate, che poi resteranno sul territorio a disposizione nel periodo di caccia per i cacciatori. Quindi diciamo che la cinofilia è importante, sta avendo problemi anche la cinofilia con tutte le realtà che conosciamo, però insomma è l'unica che sta ancora tenendo. Ecco, tu hai fatto un accenno alla regione, calendario venatorio che uscirà non prima della metà di luglio, quindi in forte ritardo con tutti i problemi che ne conseguono. Ma esatto, allora sappiamo che andremo in ritardo col calendario, ma non per volontà penso della regione, ma anche perché abbiamo avuto le elezioni fatte troppo in avanti, quindi tra presentare la richiesta all'ISPRA per avere le osservazioni e quindi arriveremo a fine luglio probabilmente con il calendario. Occorre predisporre la vinca? Occorre predisporre la vinca, so che avremo l'incontro il 29 di giugno con l'assessore Beduschi, il quale so che aveva in programma di andare direttamente in ISPRA per definire direttamente quelli che erano i punti di disaccordo tra il calendario proposto e le osservazioni dell'ISPRA. Questo fa ben sperare che c'è una forte volontà da parte dell'assessorato. La forte volontà sarà quella poi di vedere il calendario, se avrà il coraggio di discostarsi in maniera forte da quelle che sono state le indicazioni ISPRA. Allora, questo è vero, i presupposti per discostarsi ci sono, perché abbiamo visto anche delle sentenze della Corte e del TAR, Marche e di altre regioni che davano contro quelle che erano le indicazioni che aveva fatto ISPRA sui calendari dell'anno scorso, quindi ci sono delle buone opportunità da parte nostra affinché, seppur discostandosi dalle indicazioni dell'ISPRA, ci sia la possibilità che il nostro calendario possa passare. Sapremo comunque che verrà né più né meno impugnato, perché tutti gli anni è una prassi ormai consolidata. È una cosa ormai a calendario per loro, quindi l'importante è capire se verranno recepite le indicazioni e le controdeduzioni che porterà la regione in sede di TAR. Quindi speriamo che ci sia questa possibilità, perché non è che abbiamo creato molte varianti rispetto a quelle dell'anno scorso, la chiediamo semplicemente l'apertura alla terza di settembre, le specie sono ancora quelle dell'anno scorso, quindi non ci siamo discostati molto e ci sono tutte queste possibilità di portarla. Resta aperta la questione Anellini, che sappiamo che è un punto di domanda, come la questione Valichi, che è veramente la spada di Damocle sulla prossima stagione venatoria. Esatto, anche lì la questione Valichi, anche qui siamo in ritardo perché la regione ha avuto 120 giorni di tempo per presentare le modifiche su tutti i valichi e sappiamo che i tempi con le vacanze che ci sono in ballo di agosto sarà difficile, però so che ci sta provando e speriamo di ottenere. Per quanto riguarda la questione Anellini,
Abbiamo visto in alcune trasmissioni e anche l'onorevole Bruzzone che ha presentato delle proposte, si sta parlando. E pare che siano state anche recepite dal Ministero dell'Agricoltura. Sì, esatto, il Ministero, difatti, quello che la cosa clou di questa proposta è di scindere tra quelli che sono la 157 che parla della specie selvatiche, sì, da quelle che sono le specie di allevamento, che sono due cose completamente differenti, e questo sembra che il Ministero dell'Agricoltura lo stia recependo. Quindi bisognerebbe trattare la selvaggina, quella proprio selvatica, fauna selvatica come indicata, da quella di allevamento, che può avere due strade diverse e ci può permettere di impostare la gestione di questi animali in forma diversa. Servirà comunque una legge regionale per mettere a posto tutto. Sicuramente la legge dovrà essere fatta, la Liguria l'ha già predisposta e sembra che non ci debbano essere problemi da questo punto di vista. Speriamo che l'Emilia Romagna ha fatto la stessa cosa. E speriamo che la Regione Lombardia recepisca queste indicazioni fatte dalla Liguria e al più presto le possa portare, per almeno per dare un po' di respiro a questi nostri cacciatori che già con i valichi, dove abbiamo molti capanni, avranno dei problemi. Ma non solo i capanni, la caccia in generale. Sì, tutta la caccia in generale, quindi dobbiamo chiarire bene queste cose. I presupposti per ottenere qualcosa di buono ci sono, io me lo auguro e lo auguro per tutto il mondo venatorio. Adesso la palla ce l'ha in mano la politica, ma non tanto la politica lombarda, ma la politica romana. Lollobrigida con tutti gli staff sembra che si vogliono muovere in questo senso, però sai che con i se e con i ma non si va molto lontano. Noi, i cacciatori attendono risposte vere. Noi cacciatori con i se e con i ma ci siamo abituati ormai da anni, vogliamo delle risposte concrete, speriamo che la regione e il nazionale assieme alla regione Lombardia, so che dovranno andare a fare molti, in regione Lombardia dovrà andare giù a Roma direttamente, sì, al Ministero, e quindi con molti, con altri assessorati, per chiarire questa cosa. Questo è un augurio che io faccio a tutto il mondo venatorio, speriamo che otteniamo qualcosa, perché se no non otterremo qualcosa quest'anno, cacciatori, vi dico, non ci arriveremo più a fare nulla. Il fatto che i cacciatori devono pagare in anticipo a occhi chiusi senza sapere cosa succederà per la prossima stagione, ed è questa la grossa lamentela, non hanno torto. Assolutamente no. Cioè, io se vado a comprare un qualcosa che devo fare, do un anticipo, pago una cosa, ma quella dopo deve essermi data, altrimenti mi deve essere restituito. Però so che dovrò ottenere quella cosa, quindi se il cacciatore paga prima per ottenere un qualcosa, quel qualcosa deve essergli dato. Caro, l'ultima cosa, qui abbiamo visto la gara che sta in pieno svolgimento, è una zona addestramento cani? Questa è una zona addestramento cani denominata località Fascia d'Oro in Montichiari, è l'unica zona che è rimasta nel territorio bresciano, perché c'era la Pulcina a Bergamo che è stata chiusa, avevamo una zona addestramento a Bassano Bresciano che è stata chiusa, e questa, che è una bellissima palestra, è l'unica che è rimasta nel circondario di Brescia, viene sfruttata anche da molti bergamaschi che vengono a fare la tessera qui, è una palestra bellissima. Oggi abbiamo un campo di gara che è meraviglioso, stupendo, un'erba medica adattissima per il tipo di prova che facciamo, concorrenti, il mio gruppo e io stesso sono più che soddisfatto, perché stiamo raggiungendo oltre le 100 unità. A sentire i commenti sono tutti molto soddisfatti. Molto soddisfatti, e stiamo raggiungendo oltre i 100 concorrenti, e siamo ancora già nel primo pomeriggio, quindi andare a sera ci aspettiamo degli ottimi risultati. E vorrei anche invitare qui colui che ha voluto fortemente questa prova, che è Luigi Cherubini, un nostro associato di vecchissima data, è uno dei più anziani del circo di Montichiari, il quale ha offerto le 4 medaglie d'oro. Vorrei che venga qui. Ecco, facciamo venire Luigi Cherubini, venga qui vicino a me. Allora, Cherubini, appassionato di caccia, che caccia fa lei col cane? Chiaramente? Io faccio caccia col cane e anche con la caccia col zimbello, così, però specialmente col cane. Il fatto di mettere in palio queste 4 medaglie, da cosa deriva? Il terzo anno, è una passione e non so. Penso più che sia un suo orgoglio personale, anche perché è uno dei più anziani del circolo, non perché è vecchio, ma perché ha tante licenze dell'Enal Caccia di Borgo Sotto. Sì, e infatti ci teneva. Ancora, quindi dovete farlo presidente. 17 anni. Lo farevo presidente onorario sicuramente. Esatto. Sono quante licenze sono, Luigi? Avevo 17 anni quando ho cominciato. E oggi ne hai? 25. Sì, magari. Va bene.
Grazie Cherubini, bravissimo, prego, complimenti. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a tutti. Per me è stato un piacere. Grazie. Grazie. Allora entra in campo Festa Torbaerbe Fonti Road del signor Cherubini Luigi. Thank you.